Io credo che l'approccio più corretto e più vicino ai bambini sia quello di utilizzare la narrazione. Con le classi della scuola di Elmas e di Santo Stefano Belbo abbiamo inventato insieme delle storie che partono dal monumento artistico e dalla sua essenza, cercando poi di applicare questa essenza nella vita dei bambini. Attraverso cosa? Attraverso il linguaggio che i bambini utilizzano di più, che è il linguaggio narrativo. All'interno di una manifestazione così importante come Monumenti Aperti, che vuole offrire alla popolazione, ai cittadini, quindi agli adulti, ma anche ai bambini, un approccio che sia efficace rispetto all'appropriarsi della bellezza del proprio territorio, ecco che offrire a delle classi, a delle scuole, accanto ad un metodo, a un approccio tradizionale, che è quello che cerca di avvicinarsi al monumento attraverso la conoscenza dell'epoca storica in cui è stato costruito, attraverso dei concetti che i bambini assimilano. Ecco, ma accanto a questo, utilizzare anche la narrazione, ecco che dà uno strumento ancora più potente, ancora più efficace, perché in questo caso entra in campo l'emozione. L'affezionarsi ad un personaggio, affezionarsi ad una storia, ad una vera avventura. Qui a Cagliari, ad esempio, abbiamo ripreso una vicenda che si narra sul Colle di Bonaria. A Santo Stefano Belbo abbiamo ripreso la memoria che esiste rispetto all'alluvione che è accaduta 20 anni fa e come questa ha influito poi sui luoghi di Cesare Pavese. Credo che tutti i bambini abbiano diritto ad un'educazione alla bellezza. Se pensiamo a come i greci intendevano la bellezza identificandola con la bontà, anche, cioè quello che è bello è anche buono e viceversa, pensiamo alle conseguenze che può avere un'educazione alla bellezza. La bellezza artistica, storica e culturale di una città o di un territorio in un bambino che sta crescendo. Ecco, la sfida che noi abbiamo voluto accettare in questo caso è di avvicinare quanto più possibile la bellezza ai bambini. E lo strumento che ci è sembrato il più utile e il più vicino al mondo dei bambini è proprio la narrazione.